Allora, stiamo facendo faticare, ragazzi. Sì, del resto un ritiro precampionato deve avere queste caratteristiche, quelle proprio imperniate sulla fatica, per creare poi gli adattamenti di cui beneficeranno poi i giocatori durante il campionato. Bisogna essere anche un po' psicologo però all'inizio stagione, perché arrivano i ragazzi magari... Tantissimo, perché è una fase molto 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 pesante, sia a livello fisico che mentale. Gli obiettivi che ti può dare una partita non sono quelli del ritiro, anche se il ritiro ha una sua importanza, però ripeto, ha delle caratteristiche di ritiro che insomma il fatto di fatica, di sacrifici, di giornate piene, poco tempo libero, e quindi è molto molto impegnativo. Quanto avete dovuto anche voi progredire a livello professionale con l'utilizzo di questi metodi nuovi, queste tecnologie, per esempio la bicicletta in questo caso? Avete dovuto studiare, perché immagino che portare il mezzo sull'uomo a volte non sia così facile, perché ognuno è diverso dall'altro. Certo, l'attenzione verso quello che ci offre la tecnologia credo che sia uno dei doveri professionali, per cercare di essere sempre al passo dei tempi. Nel caso della bicicletta assistita, io penso che in riabilitazione possa veramente accorciare di molto i tempi di recupero, perché permette di fare con grande anticipo dei lavori che senza determinati aiuti non potresti fare, o che dovresti magari rimandare in tempi successivi, e quindi con dei tempi di recupero più lunghi. Un ultimo consiglio per i calciatori amatoriali: cosa non devono assolutamente fare? Riferito a che cosa? Alla vita privata, per poter entrare in campo almeno dignitosamente la domenica, chi comunque va a... Cosa sconsiglio? Tutto ciò che rientra in un corretto stile di vita secondo me è fondamentale a livello amatoriale, quindi dare importanza al recupero, che passa attraverso il sonno, una buona alimentazione, evitare gli eccessi, insomma sapersi gestire in poche parole. E niente discoteca sabato sera? Direi proprio di no, però insomma ogni tanto qualche eccesso non guasta.